Buongiorno ragazzi, oggi siamo insieme ad un tiktokiano, Mattia Cadino. Ciao a tutti. Presentati per chi magari non ti conoscesse. Mattia Cadino, ho 20 anni, sono famoso sui social, in particolare su TikTok, per il mio personaggio sul Natty or Not, sulla discussione appunto se sia doped o natural su di me. Principalmente mi sono evoluto con quello. Sei entrato nell'occhio del ciclone, esatto. Sul se fossi dopato o meno. Esatto. Sei criticatissimo su questo fronte, sì, perché sì, ti danno tutti del dopato. Quanti anni hai? 20, hai detto? 20. Devo fare 21 quest'anno, sono all'Eva 2002. Sì, abbastanza grosso per la tua età, quindi diciamo che grazie. Lo puoi dare. Ovviamente poi sempre dalle foto uno può magari confondersi. Sei stato diciamo messo nel canale di Flavio Raponi, sì, quindi è nato, sì, tutto, sì, da, sì, lì. Io stesso ti ho conosciuto con quel video. Sì, non nato da lì, però comunque diciamo quella fetta di YouTube che ancora non mi conosceva mi ha conosciuto per quello. Infatti diciamo che tu facevi già video prima, eri già esposto prima. Sì, 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 ma proprio il ciclone del fake natural c'era già, soprattutto su TikTok e su Instagram. Su YouTube sono meno conosciuto, però appunto mi ha portato anche quella fetta di insulti su YouTube. E a proposito di TikTok, vai, perché io, come molti ben sanno, sono molto critico su TikTok, più nello specifico ovviamente lato fitness. Okay. Io mi sono esposto tanto contro, ovviamente senza niente di personale per chi fa i contenuti, però sono molto critico sui contenuti e quindi volevo affacciarmi con, tu sei il primo tiktokiano che in questo caso porto nel canale, per fare un confronto. Quindi intanto mi fa piacere che sei stato disponibile. Certo, fa super piacere. Tu mi hai detto che non hai visto le mie reaction ai, no, tiktokiani. Io appunto ti ho conosciuto perché mi ha parlato il gym bro qua dietro di te, e quindi mi sono un po' informato proprio gli ultimi giorni, ho visto qualche video, però non reaction. Meno male. Mi ha insultato? No, a te non ti ho mai messo. Okay. A te non sei mai entrato. Probabilmente anche perché aiuta la capigliatura. Io sono molto io vedo che sta, e vorrei sapere la tua in merito, il trend che sta prendendo un po' il fitness in generale con l'avvento dei social che vanno sempre avanti, si popolano sempre di più, che da un lato è bene, ci sono sempre poi i pro e i contro, stia prendendo una piega che quasi il focus non sia tanto incentrato nell'allenamento quanto più nel ricercare cosa portare sullo schermo come contenuto breve. E questo io mi chiedo e mi domando se sia positivo al settore, cioè se sia veramente motivante e che non sia uno specchio per le allodole, cioè una falsa motivazione. Non sono sicuro di aver capito cosa intendi. Allora, quello che dico è che su TikTok si vedono tanti video motivational, sì, che hanno l'intento, presumo, a mio avviso no, di incentivare le persone ad iniziare ad allenarsi. Sì. Ok, io vedo tanto il trend del sono stato lasciato dalla ragazza, faccio vedere che sono depresso, vado lì col cappuccio, quindi che a mio avviso sono delle maschere. C'è uno, il focus non lo pone più sull'allenamento, perlomeno le nuove leve, perché tu comunque sia, suppongo che hai iniziato ad allenarti prima di iniziare a fare TikTok. Sì, 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 assolutamente. Io, okay, ho iniziato a 15-16, quasi 16 anni ho iniziato. Io non credo sia positivo per chi comincia adesso, seguendo TikTok, arrivare in palestra, perché arriva, diciamo, cercando di imitare ed emulare questi stereotipi che ormai si stanno solidificando tanto. Io sono molto critico sotto questo aspetto, non credo che sia funzionale all'accrescimento del settore. Come la vedi tu? Allora, io la vedo, cioè nel senso, tu ragioni magari sul social dove sei cresciuto di più, che è YouTube. Su TikTok è un discorso completamente diverso, i contenuti che vanno sono contenuti brevi, contenuti che ti catturano l'attenzione i primi 5 secondi, che fanno molti commenti, molte condivisioni e che la gente, capito, vede 30 secondi, sì, e basta, non è un video di 10 minuti che la gente sta, quindi alla fine cioè, un video magari più che creano più scandalo, più appunto più commenti, che possono essere sia di gente che va d'accordo con queste cose. Per esempio io, l'esempio che hai fatto tu, non per me è un esempio quasi tossico, appunto, da un esempio tossico della community, che alla fine della motivazione, del motivational. Non del motivational, però l'esempio particolare che hai fatto tu, tipo mi lascia la ragazza, allora non penso più alla. Per esempio, un ragazzo da poco mi ha scritto, mi ha parlato proprio di questa problematica, mi stanno molto condizionando i video del genere, tipo solo palestra, non penso più alla famiglia, non ho più amici, non ho più la ragazza, penso solo a quello, è l'unica cosa importante. Quella penso che sia magari che descriva proprio una fetta, che però è una fetta della community, che magari è tossica perché dà cattivi esempi, però comunque, cioè per dire, questa tipologia di video che magari può andare, a me non appare neanche tanto. Premesso, io non condanno tutto.
tutto. Io non condanno, non dico TikTok, perché ovviamente sarei farlocco e starei generalizzando, quindi io ovviamente parlo di una fetta specifica, che però ti dico la verità, è la parte che in realtà a me arriva di più, è quella che noto di più. Ma ti faccio gli esempi anche proprio su persone che conosco nel personale, vedo che molte volte mentono spudoratamente facendo contenuti, la ragazza mi ha lasciato e oggi ho alzato questo perché mi è capitato un qualcosa, cioè il trend più o meno è quello, mentre invece non è vero, cioè semplicemente è un'emulazione. Quindi quello che mi chiedo è, si sta quasi, secondo me, con l'andare, non c'è la vera passione dell'allenarsi, di conseguenza non si accresce lo sport, ma si accresce ciò che viene solamente divulgato, quindi è alla fine un po' un'illusione, forse, di quello che dovrebbe essere realmente, e forse questa cosa qua crea delle false aspettative sulle persone, in quanto poi si vedono anche dei bugiardi che dicono ho avuto miglioramenti nell'arco di 2 mesi, sono arrivato a raggiungere dei chili assurdi. Lì palesemente sono delle menzogne, perché penso che conosciamo tutto. A quanti anni ti alleni? Adesso 5 anni, però fatti bene, diciamo, gli ultimi 3. 5 anni, già, comunque sia un arco di tempo. Io mi alleno da 7 anni circa, poi ho iniziato un po' a corpo libero, poi insomma percorso variegato, ma comunque sia già un arco temporale che ti permette di avere una struttura. Mentre invece tu hai visto, suppongo, dei contenuti che promuovono il miglioramento assurdo nell'arco di 2 settimane, di 2 mesi. Ma in realtà ho cambiato il mio fisico in un mese. Ne vedo veramente pochi. Ok. Possono essere sì negativi, però come qualsiasi video sul fitness portano visibilità al fitness, quindi portano più gente a iscriversi in palestra, magari, capito? Sicuramente c'ha anche, quello sicuro, anche i lati positivi, ecco, quello non lo nego sicuramente. Quello poi non, adesso non capisco perché hai fatto esempi molto diversi. Ok, mi hai fatto l'esempio, io ti porto quello delle, che secondo me è critico. Ok, quelli che fanno, che dicono stronzate, magari mi ha lasciato la ragazza e allora ho alzato più chili, e poi mi hai fatto l'esempio invece ho trasformato il mio fisico in 2 mesi, capito? Sono video molto diversi, quindi non so esattamente cosa mi vuoi ti sto ponendo ciò che secondo me è critico, perché ad esempio nei video più lunghi di YouTube noto che uno comunque sia abbia, vabbè, adesso ci sono anche gli shorts su YouTube, infatti io non ce l'ho con TikTok, ma ce l'ho con i contenuti brevi in generale. Non credo che sia una tipologia di video neanche che insegni. Ti pongo un'altra critica, lato tutorial, ok? I tutorial come contenuto breve che spopolano, perché hanno la pretesa di dire ora oggi ti insegno il muscle up in 30 secondi più o meno, fanno vedere propedeutiche. Questa cosa è impossibile, non c'è modo di spiegare, soprattutto riuscire a creare un contesto con problematiche differenti affinché questo ti apprenda. È intrattenimento, ti apprende, ti dà l'illusione di poterlo imparare, e può creare dei danni questa cosa. Allora, può, dipende da come è fatto, sicuramente può creare dei danni se è fatto male, però io penso che 30 secondi di un tutorial fatto bene non facciano danni a nessuno, semplicemente. Ma 30 secondi a fare un tutorial fatto bene? Fatto bene nel senso che non c'è nulla di sbagliato, quindi non fa effettivamente, non fa del male a nessuno, al massimo impara poco. Ma inevitabilmente questo, devi omettere delle cose, oh, certo. E se il contenuto ha la pretesa di insegnarti, tu semplicemente stai abbozzando ciò che dovrebbe essere più complesso, perché è complesso l'allenamento, certo, l'apprendimento di uno schema motorio, di una panca piana, lo stai abbozzando e condensando in 30 secondi. Se sei bravo, riesci a dare dei tips and chips in 10 secondi o un minuto. Fammi un esempio, tu riusciresti a insegnare una panca piana in 30 secondi? In un minuto ce la faccio. Facciamo una dimostrazione, no, nel senso, fai vedere come fai. Non lo faccio, ma è semplice. Ma puoi dare qualche indicazione. Se cardine, sei molto veloce e bam! E non sono d'accordo. Secondo me, io sono sostenuto che non sia impossibile. Non ce la fai. Posso, ma portami tu un esempio. Prova adesso in un minuto a spiegare come andrebbe fatta una panca piana. Non credo che tu sia in grado. Difatti, quando fai, in grado, e se vuoi lo faccio, ma non in questo momento. Quando fai contenuti dove correggi le persone, che sono quelli il tuo metodo di fare apprendimento, ovviamente è un video verboso, un video più lungo, dove comunque sia devi contestualizzare, devi spiegare delle cose. Io non ci vedo utilità in questi contenuti se non un fine di intrattenimento e accaparrare like, quindi sposta semplicemente il focus da voler portare il settore avanti al voglio aumentare i numeri. Secondo, mediante il fitness. Io non sono completamente d'accordo. Sicuramente non puoi fare. E ditemela vostra, come non, la vedete? Allora, perché la mia è che sicuramente, come hai detto tu, non puoi fare un video di 60 secondi dove spieghi bene un esercizio completo come la panca piana, come lo stacco. Però magari prendi il ragazzino che si è appena iscritto in palestra, che ti fa lo stacco con la schiena a C, tutto chiuso, e che rischia veramente di farsi male, non ha nessuno che lo segue, allora vede un video fatto bene di Domingo Poliandri di 60 secondi e qualcosa la corregge, capito? Non impara a fare stacco come Domingo Poliandri, ma corregge quelle cose magari per non farsi male. Poi uscirà a breve uno shorts mio preso da un tutorial di panca, che ci ho messo meno di un minuto, lo prenderò dal pezzo di più.
Sì, ma allora, ma no, no, ma io stesso estrapolo i miei piccoli tips che ho fatto su tutorial più lunghi su YouTube e li metto, perché sono comunque sia validi. Io ovviamente, come detto, non condanno tutto TikTok, perché ovviamente ci sono anche, se uno dice delle parziali verità, sono delle verità parziali, non complete. Però ci sono altresì dei contenuti, e a mio avviso sono la maggior parte, perché sono ciò che io vedo di più. Poi ovviamente è qua, si fa il giochino dell'algoritmo, a me capita di più quello semplicemente perché magari parlo di quello, sì. Contenuti dove io vedo con la pretesa di insegnare completamente un esercizio, ma anche lato alimentare, ma su qualsiasi campo del bene o male del fitness, e c'è questa volontà e questa pretesa, e ci sono persone che purtroppo sparano tante cazzate e che si arrogano anche, diciamo, il diritto di poter insegnare quando magari hanno iniziato l'altro giorno a fare quel tipo di allenamento, però vedendo che tutti lo fanno, allora mi butto anch'io. Questo è diverso nel... però, cioè una persona non competente lo è anche su YouTube, solo che su YouTube magari non ha la voglia di farmi, che mi metto una giornata, faccio un video di 20 minuti dove spiego, capito? 60 secondi è facile, prendi like, prendi visibilità, e quindi anche chi non lo sa fare lo fa. Però non condanno chi lo fa bene, cioè non è, secondo me non è appunto fare tutta l'erba un fascio, quindi sicuramente ci sono persone, come dici tu, che danno un esempio sbagliato, danno concetti sbagliati, però io per esempio non ne vedo tanti, cioè la maggior parte dei consigli che vedo sono molto migliori di quelli che magari ti può dare un istruttore in sala, comunque quelli... A questo punto ti chiedo, qual è il format che tu vedi di più su TikTok? Cioè qual è il format che secondo te, allora, fa per la maggiore? In realtà io TikTok, i social in generale, in particolare YouTube, non li utilizzo molto da spettatore ormai, ma solo da effettivamente influencer, quindi posto, okay, e non sto molto a vedere cosa pubblicano gli altri. A me i allora magari è per questo che non vedi però quelli che... Allora, i contenuti di palestra che mi appaiono, che vedo, comunque ogni tanto quando sfoglio, che ho 5 minuti liberi, sono magari trasformazioni, comunque video più simili ai miei. Spiegazioni, okay, non me ne escono molte, ecco. Poi in realtà io ho la home page, ho la iperte di TikTok invasati proprio pieni di video che non c'entrano nulla con la palestra, cioè video divertenti, perché guardo anche quelli, però quelli di palestra non mi appaiono spesso i video che dici tu. Parlando di trasformazioni, sì, giusto per tirare fuori altri campi, perché vorrei cercare bene o male di esaurirli tutti quelli su cui io ho un aspetto critico, sì, ecco, facendo un parallelismo tra canali su YouTube che parlano di trasformazioni natural o doped, che è Flavio Raponi, okay, okay, che parla di questo, che a mio modo di vedere, l'abbiamo detto anche prima in privato, a mio avviso Flavio vuole stimolare la pancia delle persone, più o meno dice quello che il pubblico vuole sentirsi dire, quindi tu magari così ti vedo, guarda Mattia, secondo me il tuo fisico non è proprio natural e la gente è appagata da questo. Ad ogni modo, questo tipo di contenuto dà adito anche a vedere questo lato umano di Flavio, che comunque sia è un puro opinionista e non una persona con la pretesa di dire, arrogarsi diritto ciò che tu sei o no. Su TikTok e sui contenuti brevi in generale io vedo invece molto di più la pretesa, sì, di dire delle verità, perché nel contenuto breve tu, anche col giochino di fare i tagli molto veloci, dinamici, not your not. Allora questo, su quello veramente, a mio modo di vedere, porca vacca, è un reato doparsi, cioè un qualcosa di molto grave, non va preso alla leggera. Questa cosa sdogana la libera opinione falsa, purtroppo, che poi si diffonde a macchia d'olio. Sì, su questo non sono più d'accordo, nel senso che anche i ragazzini di commentare, si crea una nube, quasi caccia al dopato letteralmente. Sì, 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 c'è questa, sicuramente molto più sui TikTok, anche su Instagram adesso c'è più questa caccia al dopato, come stai dicendo tu, forse sui contenuti brevi, non so se sia questa la caratteristica del, cioè il perché questi influencer puntino il dito e dicano, non secondo me, magari come fa appunto, come stai dicendo, fa Flavio, fa qualcun altro, ma abbiano la pretesa di dire lui è così, lui è dopato, lui è natural, comunque, capito, avere la pretesa di avere proprio la verità, avere la verità solo loro, insomma. Non credi che siano quindi dannosi questi contenuti? Questi contenuti sì. Che creino, io credo che sia il contenuto breve incentivarlo, perché poi è un effetto a catena, vedono che ovviamente il contenuto che fa flame attira anche like, sì, click, così invece inizio a farlo anch'io. Sì, sì, sì. E allora inizio anch'io a mettere in dubbio che tu sia natural o dopato, sì, prendi i tuoi video, i tuoi foto. Su questo sono completamente d'accordo, e non lo dico perché sono in mezzo al ciclone, insomma, sono magari ogni tanto in mezzo, non a dissing, ma proprio a discussioni, appunto, come ho detto all'inizio, al natural o no su di me, ma penso davvero che sia una cosa nociva un po' per tutti, sia per chi commenta, per gli influencer, perché comunque a mio parere quando dai negatività ti torna negatività, cioè se tu invece ti poni in modo un po' più positivo ti torna anche più, cioè stai meglio tu. Io facendo dissing le poche volte che magari ho dovuto rispondere ad accuse pesanti su di me, comunque ci stavo male, cioè a me non mi piace dissare nessuno, non mi piace litigare con nessuno, quindi comunque anche se sapevo, ero sicuro, diciamo, di aver ragione in quella situazione,
non mi piace comunque che si creino malumori con altri, magari do un'impressione diversa tramite i social, però in realtà io sono così, cioè, a me dà proprio fastidio. Come ti poni nella, hai nominato il dissing, come ti poni sull'aspetto dissing? Perché per molti il semplice fatto che io magari parli di te, tu magari, supponiamo, no, domani fai un tutorial che io reputo scorretto, okay, lo prendo, lo metto nel mio canale senza magari chiederti il consenso, perché io ragiono che se tu lo metti pubblico ovviamente ti esponi, certo, ti critico magari in maniera costruttiva, quello che mi, senza offenderti, ecco, molti questo lo vedono come dissing, tu come ti poni su questo fronte? Dipende da come ti poni tu, da come il video, ovviamente, cioè io per esempio dal mio lato tutti i commenti ad Oped così non li considero dissing, non li considero, cioè nonostante tipo sono accuse pesanti effettivamente. Beh, quello è hating sui commenti, diciamo è hating puro, sì, sui commentatori. Sì, prendersela personalmente con qualcuno e fare un contenuto ad hoc su quello. Beh, la parola dissing è molto più generica, sai che molti... Tipo, Mattia Catino, uno stronzo, mi sta sul cazzo, il video è su quello, è un dissing. Però a me è capitato. Cioè, dico, Mattia Catino, ho visto il video, secondo me è dopato, non è un dissing, è una mia opinione, recensione, descrizione. E la vedo anche così, però come tu ben sai, a me è capitato di fare una critica costruttiva su dei TikTok e sono stato tacciato come dissatore per quelle cose. Dipende, se io questi video appunto non li ho visti, dipende sempre da come ti poni tu, come dicevo prima. Se ti poni in un modo un po' più, magari più arrogante, soprattutto nei social, capito? Noi stiamo parlando al vivo, quindi magari se mi dici le cose qua, anche se me le dici in un modo magari sbagliato, io comunque riesco a... Certo. Percepirle in modo diverso, invece sui social è molto più facile capire male, quindi magari partire subito e rispondere subito a mo' di dissing, anche se magari non c'era quell'intento da parte tua. Io per esempio, se tu mi facessi un video critica, se lo facessi in modo semplicemente costruttivo non ci vedrei nulla di male, okay, anzi, okay, io con tutta la merda di commenti a cui che ricevo ogni giorno, a cui sono abituato, non... cioè proprio, per... Ma questa cosa sai che io non la sapevo, ti dico la verità, io non credevo che tu fossi... cioè sei eterato per cosa? Per la maggior parte dei commenti che sei dopato, insomma, ti dicono sì, sei sì, dopato. Sì, sì, cioè ti commentano sui tuoi profili... Sì, finché commentano dopato, però per me non è manco un insulto, capito? Cioè, a me... Da dove deriva? Cioè da dove... C'è stato un incentivo da parte di qualcuno o è nato così? Deriva dal fatto così, che se pubblichi una foto incessantemente, hai 20 anni, fai tanti massimali, il ragazzino medio che pensa che è impossibile perché lui è uno scarto genetico mediocre e magari anche demotivato, è più facile aver topato a lui piuttosto che pensare mi faccio il culo e faccio come fa lui. Quello sicuramente, l'invidia c'è, cioè, sì, sui social. Sono da sempre. Con questo però anche, come stavi dicendo tu, sicuramente incentivato anche da altri. Magari non puramente di, cioè, incentivato, dico proprio la questione, non è che qualcuno abbia detto che hai insultato Mattia Catino, però poi quando si crea, è presente quell'atmosfera proprio... Sì, ma è colpa del creator questo, cioè chi è che porta avanti la politica del nati or not, col caccia al dopato, chi la porta avanti? Io non ho mai fatto questa politica contro i dopati, prima sono sempre pensato i dopati che gareggiano magari, ma non con uno che magari... C'è il fisico, ok, dopato, ma che cazzo di... Allora dà fastidio il fatto che pensano che io sia dopato e però mi professo natural e quindi si nascondono dietro la scusa, illude i ragazzini, quando semplicemente, come ho detto anche prima, c'è proprio il contrario, per me la situazione è il contrario, cioè sono loro che mettono dei paletti ai ragazzini e quindi magari non li fanno sviluppare il massimo potenziale, cioè loro dicono che quel fisico è inarrivabile, non si impegnano manco per raggiungerlo. Cioè, e non dico che mi trovo d'accordo, mi trovo d'accordo. Se io penso che uno è natural e magari è nascosto e dopato, io mi impegno per fatto perché penso che è natural, poi se scopro che è dopato, mentre niente, io mi sono impegnato di più. Sì, sì, infatti questa è la mentalità anche di Master Wallace, utilizzare i dopati come fonte di motivazione, sapendo pur che sono dopati, ma tu cerchi di arrivare come loro, li usi come motivazione. Devi battere il dopato. Esatto, quindi questo... Non volevo dirlo, però io sono d'accordo con questa mentalità, solo che se dico quello poi passo per quello che sta appunto difendendo i dopati, quindi ancora più... Ma guarda, probabilmente vedendo questo video tanti ti diranno, perché già mi è successo con Filippo Pici, che lui anche giustamente dice io sono natural, diranno ok, la nuova persona è arrivata, Mattia, adesso dice che è natural, voi dovete coprirlo, sicuramente succederà questo, vabbè, ma quello lì fa parte del gioco. Come ti poni invece, adesso voglio sapere, sono curioso, lato Ziz, cioè allora Ziz è un fenomeno, sicuramente tutti lo conoscono, a mio avviso
negativo, cioè un esempio negativo. Io mi trovo tra quelli che dicono zizzi, mi chiedo, ma motivazione di che? Cioè, quale motivazione? Perché? Allora, io sono del parere che cioè, bisogna sapere estrapolare, insomma, in base un po' a come tu percepisci quello che lui ha fatto. Cosa ha fatto di positivo? Cosa ha lasciato? Allora, di positivo ha lasciato sicuramente che magari io non sono d'accordo con quello stile di vita, però lo stile di vita del palestrato che sa anche divertirsi, che non pensa solo alla palestra, che non è fissato così, che sta sempre chiuso in palestra. Io sono invece proprio più casa palestra, però comunque penso che magari alcuni possano trarre vantaggio, comunque trarre un concetto positivo da questo, però sicuramente lui proprio ciò che faceva non era propriamente positivo. Ben direi, forse positivo. È proprio quello su cui secondo me in realtà ognuno lo percepisce in modelli che vuole. Se io mi sento motivato da Zizzi e riesco a migliorare la mia vita, la mia performance, la mia motivazione, cosa me ne frega se Zizzi poi è quello che è? No, ma io non parlo del fatto che tu possa trarre il personaggio, certo, e quanto io traggo positivamente da lui, a prescindere che sia una figura negativa, sta a me decidere poi. Ma questo però è un altro discorso. Io stesso magari apprezzo i cattivi nei film, ti faccio l'esempio, anche se non sono figure positive, però io parlavo del caso Ziz, siccome viene venerato, cioè viene venerato letteralmente, giustificando, dicendo è lui che ha sdoganato, che ha inventato l'aesthetics. Ma è colpa tua se lo venerano. No, ma è un'idolatria. No, ma infatti io mi sto ponendo critico secondo questa mentalità. Non sto offendendo, non sto dicendo sono dei coglioni, chi? Così come potrei parlare con un credente dicendogli guarda, parliamone. Insomma, le evidenze scientifiche sono un'altra cosa, sì. Si parla semplicemente, quindi volevo capire la tua posizione nel merito. Sicuramente quindi, ha creato proprio un movimento, ha fatto conoscere la palestra, il fitness, comunque quello. È stato il primo influencer, uno dei primi influencer. Sì, sì, sì. Questo sì, glielo sì. Si deve assolutamente. Certo, questo gli va concesso, però come hai detto tu, magari per alcune cose non dava sicuramente un buon esempio. Poi, ma io mi pongo critico anche su Ronnie Coleman, eh. Io non apprezzo neanche Ronnie Coleman, per okay. Esempio. Cioè, per me. Non bisogna non essere estremisti nella vita, ci vuole equilibrio in tutto. Ma io parlo per me, eh. Io parlo per me, a me, Ronnie Coleman. Questo con detto da Domingo, madonna! Sono gli occhiali, sono gli occhiali. Tu sei a sinistra, lui a te, io sono in mezzo, è equilibrio. Sì, ho capito, però la mia posizione, io sinceramente, no, non estremista, a me Ronnie Coleman, cioè, parliamo. Ronnie Coleman mi ha ispirato, io volevo diventare come me. Va bene. Mi ha fatto diventare una bestia, quando avevo 20 anni sono andato come un dannato. Meno male, ma sono contento che sei riuscito a trarre motivazione da questo. Il secco rachitico, questo per me puoi trarre motivazione da chiunque, però insomma. Non certo dal secco rachitico. Ci sono modelli, secondo me, anche magari c'è migliori. C'è gente che no? Venera Thor, Spider-Man, sono questi immaginari, eppure. Già un Arnold lo vedrai più incline a un modello più sano. Perché Arnold era famoso per i film. Sì, diciamo, è anche stata una persona, diciamo, che si è evoluta, non ha solamente, non è lo stereotipo del bodybuilder becero e stupido. Sta a te prendere del buono anche da un personaggio che non è totalmente positivo. E siamo d'accordo, ma siamo d'accordo, è Domingo. È l'equilibrio, è la flessibilità. Sì, ma si sta solamente parlando, si sta solamente confrontandoci. Cosa che manca una persona come te, Marco Pitti, per esempio. Perché Marco com'è nel mezzo? Come la vede? Lato TikTok si è espresso, io non so. Per etichetta. Ma io non etichetto mica, io non è che mo ce l'ho con lui perché tu lui fa. Sei il grasso maiale, lui è il bombarolo, ragazzi. Avevo molto questa curiosità. Non esci più. Avevo questa curiosità veramente di confrontarmi e sapere, cioè anche come banalmente vengono strutturati i contenuti su TikTok, perché io veramente, cioè mi chiedo, io veramente me lo domando, no? Vanno in palestra molte persone, magari neanche, cioè vanno lì col pensiero non di allenarsi, ma di pensare a fare lo short, il. Tu, magari io. Sì, ma posso partire prevenuto. Allora se vedi un mio video, metto la bottiglia in culo, cosa sono? Un film pornografico? No, io me lo sto domandando, me lo domando. Fai domande sbagliate. E sicuramente se Mattia ha un fisico allenato, come anche un Danny Enrico, tutti i grossi, io non credo che loro non si allenino. Io credo che loro siano bravi a fare, voi siete bravi a fare questo tipo di video, ma l'esempio che prendono i ragazzini non credo che sia positivo, non perché dopo si drogano, si ammazzano. Semplicemente lato allenamento. La storia le fa anche lui, non si allena. Secondo me sì, perché io ti dico. Questa è la tua percezione errata. No, non è la mia percezione. Io lo vedo nelle palestre. Io mi alleno in più palestre, ho più abbonamenti in palestre commerciali, ne ho due, vado in due palestre commerciali, vedo questa cosa, l'ho vista negli ultimi anni, penso che l'hai vista anche tu,
di ragazzi che vanno in palestra con l'intento di fare video. Io sì, Domingo. Io la gente che si specchia la... Tu non l'hai vista. La gente non che si specchia e flex. Ma alla fine sta... Quando ancora non c'erano i telefoni. Ci no, sono che, ma lascia stare che si specchia e flexa. Ma che vanno lì con l'intento di fare? Provo i carichi del mio ex, provo i carichi. Cioè, stai diventando una sala giochi. Che va bene l'aspetto ludico della palestra. Uno deve andare lì per divertirsi. Però non è più allenarsi. Allora. Forse è una mentalità un po' retrograda. Però... No, l'ho puntualizzato che non sono tutti così. Ma ti posso rispondere perché questo stile di video ogni tanto li porto anch'io, sì. Perché vanno e piacciono. Però, cioè, io non penso che il ragazzino che veda me che dico ok, provo i carichi lasciati in palestra, vada a fare la stessa cosa. È semplicemente un metodo di intrattenimento. Cioè, come okay. Non tutti i video devono per forza insegnare qualcosa. Cioè, la gente su TikTok va a sfogliare. Sono d'accordo, anche il lato intrattenimento ci deve essere. Però non lo so, mi sembra intrattenimento un po' più facile. Se vogliamo metterla così, sì, nel senso do ciò che piace. Non, però, non li apprezzo e voglio dire. Ci sta, però per dire io non vado in palestra a registrare quei video. Cioè, io mi alleno, io do tutto in allenamento. Per me l'allenamento è proprio il focus principale su qualsiasi cosa. Sì, quindi, sì, ma sui video. Ma sicuramente. Io i video li faccio una volta finito. O se proprio c'è qualcosa che posso fare, tipo senza parlare, mi metto la videocamera là. Quindi non mi prende tempo, non mi prende energia, non mi prende focus, mi alleno bene. Ma non parlo di voi, ripeto, riparlo dei ragazzi che iniziano con questi contenuti, cioè loro non sanno niente della palestra, vedono voi che fate questo, si va per emulazione. Però tornando al discorso di prima, un ragazzino che video fa un video dove mi spiega come mangiare, non può, quindi magari se vuole, se a lui piace esporsi sui social, se vuole diventare tra virgolette come il suo influencer preferito, secondo me ci sta che porti un video ludico piuttosto che uno che magari può nuocere, tra virgolette, magari qualcuno l'ascolta e dice cose errate, per dire dà consigli sull'allenamento completamente sbagliati. Cioè, secondo il tuo discorso, i ragazzini non potrebbero mai far video perché non possono fare contenuti di intrattenimento. No, non sto dicendo questo. Ma in palestra non si allena perché potremmo fare i shorts come fa. Però questo è estremizzare. Tu adesso stai estremizzando la cosa. Vecchio boomer, poi che ne hai? 25? No, lo so che è vista un po'. Lui che ha 20 anni e tu che ne hai 25. Lo so che è da boomer questa visione, però tu stai estremizzando adesso il concetto che ho detto. Io non ho estremizzato così il concetto, io semplicemente non sto neanche dicendo che queste cose vadano a creare dei danni fisici alle persone, semplicemente non credo aiutino alla crescita sportiva. Questa è la mia idea. Può essere così, però magari non tutto deve portare a una crescita sportiva. Ma questa è una risposta lecita. Siccome ci sta, anche come discorso ci può stare. Ci sta che questi video non ti portino. Ma certo. Magari io portano un'idea più boomeristica su questo, me ne rendo conto. Ma te che sei chiari da cimbro, sei proprio forte, Ci sta di più i commenti, più credibile così. Io ne ho visti parecchi così. Sì, fanno tantissimo. Manca una parrucca con i ricciolini, però. Vabbè, insomma, direi che abbiamo detto, io sono contento, mi ha fatto piacere questo confronto, ti ringrazio. Però ribadisco, appunto, non c'è semplicemente dell'astio nel fatto, è puramente un confronto. No, da parte mia, no. Tu hai dell'astio. Le reaction parlano contrario. Fumi? Tu fumi? No. Perché? No, perché c'è un meme nelle mie reaction che io suppongo, ovviamente scherzando, che tutti i TikTokiani fumino. No, lo so, però. Ma intende le canne? No, in generale in realtà. 100%. Non fuma neanche le canne. Non fuma neanche. Io faccio lo stereotipo, ma perché io nelle mie reaction non prendo solamente i gym bro delle palestre, prendo anche TikTok di quelli che magari vanno in giro con le mani. Gente che fuma, gente che si filma mentre lo fa un cazzo. Ma guarda, nelle palestre dove vado io c'è gente che fa la pausa, io non sto scherzando, io li vedo, vanno fuori a fumare nelle pause, a volte, non sempre, però. La pausa lavoro, non la pausa palestra. Sembra veramente che sono lì a lavorare in magazzino, vanno fuori, fanno la pausa caffè, fumano. E poi hanno il vocione, no? Quindi bro, andiamo pure a fumare. Quindi è partito così un meme, quindi ti ho fatto la domanda. No, io ne chi conosco comunque. No, ma lo so, ma senza dubbio. questa è pura ironia. Mattia, grazie, mi ha fatto super anche piacere. Grazie Domingo anche a te per aver partecipato attivamente a questa reaction ai TikTok. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Scusami. Ciao!